Salve a tutti amici, sono Mr. Delric, benvenuti in questo nuovo episodio di Banished. Ragazzi, allora, stiamo andando avanti e devo dire che stanno aumentando molto i lavoratori. Come vedete adesso ne abbiamo 6 e le cose filano liscio. Bisogna tenere alti i livelli dei lavoratori perché le cose funzionino. Tra l'altro, per riuscire a risolvere del tutto i nostri problemi, ho dovuto costruire un mercato anche in questa zona. Perché fondamentalmente, nonostante avessi tanti lavoratori, per andare a recuperare cibo e quant'altro, tutti quanti dovevano andare fino a qui. E la cosa era abbastanza inutile, perché nonostante avessi il magazzino qua, come vedete adesso è vuoto. Per cui ho dovuto costruire un altro mercato che servisse tutte queste case. Al che quasi sto magazzino diventa inutile, o quasi comunque inutile. Adesso l'unico problema che stiamo affrontando è un attimino quello del legno. Abbiamo cominciato a estrarre il carbone e di conseguenza stiamo producendo a tutto spiano arnesi in acciaio. Adesso io qua avevo lasciato anche un lavoratore, sì, perché ho trasportato un po' in magazzino alcune cose, ho aumentato un po' gli iron tool, ho portato anche un po' di vestiti, perché qua l'ho tolto, ma aspetta, ce lo voglio rimettere e aumentare anche il limite, visto che di pelli, se non vado errato, ne abbiamo anche abbastanza. Dove sono? 18 di qua. Allora, un lavoratore è morto, vabbè. Comunque avete ragione ragazzi, mi sono dimenticato totalmente di controllare. Io con le mille cose che tengo sott'occhio mentre faccio un video mi dimentico ogni tanto di guardare questa cosa e mi sono perso dei nomadi. Ma tutto sommato non ci è andata così male. Sì dai, di pelli ne abbiamo. Madonna mia, quanta cazzo di carne. Allora, facciamo una cosa di questo tipo. Visto che di quella ne abbiamo veramente un disastro, ne prendiamo un po'. Ok. Qua di legna non ne abbiamo più. Dovremmo dare ordine di tagliarne ancora. Allora, io adesso, tra l'altro, ho dato il via alla costruzione. Ce la facciamo? Hola. Ho dato il via alla costruzione di questo guardiaboschi, diciamo, in modo tale da avere un'altra persona che mi va a tagliare un po' di alberi. Adesso ho aumentato i lavoratori nei campi, due per ognuno di questi campi. Adesso abbiamo un cacciatore in questo casotto da caccia e anche in quest'altro. Per cui direi che ora siamo messi abbastanza bene. Vediamo qui come siamo messi. No, deve ancora portarmene 20. Ma per il momento ce lo lascio anche, che tanto mi sta bene. Il cibo sta cominciando finalmente a risalire. E sicuramente la causa era proprio quella a causa del mercato. Ci abbiamo solo il problema adesso della legna, che presto spero risolveremo un po' con il casotto, il guardiaboschi che stiamo per fare. Il fatto è che è un pochino distante, nonostante mi ci stiano portando già delle risorse. No, dai, si fa piano piano, ma lo si fa. Questo ha freddo, allora non ci sono cazzo di scuse, perché ho 44 abiti, d'accordo, per cui non ci sono cazzo di scuse, sei solo un povero coglione. Però ci sono dei lavoratori che sono qua, perché, eccola qua, stiamo ristrutturando un'altra casa. Ci stiamo ristrutturando un'altra casa. Qua l'erborista sta lavorando come un dannato. Perfetto. Abbiamo rimesso, qua avevo tolto per un attimo, avevo la pietra al massimo, adesso ce l'ho rimessa perché stiamo ristrutturando pian pianino un po' di case. No, sono molto contento di come stanno andando le cose, perché adesso credo che con gli arnesi... Che cos'è che sei scarso? Ah, di legno. Con gli arnesi in acciaio devo dire che la faccenda si sta risolvendo. La salute è sempre un po' comunque su questa
su questo valore qua, per cui mi sta anche bene. Ragazzi, io più di dirvi di tagliare alberi non so che cosa fare. Potremmo cominciare anche qua, che si sta facendo avanti un po' troppo la vegetazione. Caspita, qua avere più cacciatori si potrebbe fare grandi cose, si potrebbe fare. Guarda qua quante bestiacce. Comunque abbiamo tantissimo. Oh, piano 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 piano, cosa sta succedendo? Fermi tutti, pausa. Porco cane, allora è morto. Sono morte due persone, quindi due lavoratori in meno. Vabbè, non so cosa farci. Ma perché lo stone limit? Non è vero, abbiamo 165, non è stone limit, non c'è lo stone limit adesso. Che palle, non si capisce molto bene cosa sta succedendo. Sono diminuiti bruscamente adesso i lavoratori, ma abbiamo un continuo riciclo adesso, Piano piano aumenteremo le case, ma come vedete stiamo anche aumentando... sì, stiamo migliorando la qualità delle case. Io un'altra cosa che volevo fare, ragazzi, era finalmente la cappella. Il problema è che non so bene in che posizione metterla, perché il terreno qua è schifoso un po' ovunque e mi toccherà metterla qua davanti ai pescivendoli, e la cosa a me rompe un po' le palle. Pescivendoli e pescatori, ma no perché sono razzista o altro, per l'amor del cielo, ma non è proprio la posizione più bella. Tanto che sto pensando di sfruttare a questo punto questa zona. Ma forse la preferisco qua, onestamente, adesso, essere sincero. La facciamo qui, la facciamo, che almeno è in mezzo. Avrà bisogno di una quantità di pietra incredibile, un po' di ferro e un bel po' di legno. Allora, la faccio, ma la metto un attimo in stand-by. Voglio prima finire tutto quello che c'è da dover finire. Qui manca solo il costruttore, che si dia un attimo una mossa. Il problema è che con due, ecco, ti pareva, è morto anche l'herbalist, l'erborista. Dannazione! Ogni tanto ci sono delle ondate di morti. Avevo un sacco di lavoratori, adesso non ne ho praticamente più nessuno. E sta cosa un po' mi secca. Ci dovrebbe essere... ci dovrebbe essere, ragazzi, un riciclo, perché altrimenti... qui come stiamo messi? Il lavoratore sta facendo sto coso praticamente. Ma io direi di metterlo un secondo in pausa, perché ho più urgenza in questo momento che mi si finisca sta cazzo di casetta, che mi ritorni disponibile per queste... no, per le anime che c'erano qua, che adesso non ci sono più, forse saranno trasferiti in qualche casa. Però vediamo un attimo di darci una mossa. Dai, velocizziamo un secondo. Come siamo messi? Allora, la produzione ovviamente di arnesi di acciaio è un po' più lenta. Ok, un coso qua è diventato studente. Però di questi ne abbiamo almeno una ventina. Potrei portarceli, giusto così, che se arriva un mercante vorrei permettermi degli altri semi possibilmente. Ok, qua sta costruendo, sta anche finendo. Piano piano voglio costruire un po' tutte le case così. Perfetto, terminata. Casa libera, perfetto, le due persone sono ritornate. Tante felicitazioni e figliuoli masculi. Qui possiamo continuare e completare questa struttura, che per il momento rimarrà poi senza lavoratori, perché non ho abbastanza uomini.
A dire il vero, questo poi lo potrei anche togliere, ma tipo anche ora, giusto così, per avere un lavoratore in più. Ok. E comunque il numero è abbastanza stabile, perché oscilliamo tra i 5 e i 7-8 di bambini, e lo stesso vale per gli studenti, per cui per quello c'è un ricambio abbastanza costante. Però, come sappiamo, è lento, ma lento ma necessario. Sì, qua in fondo sarà un po' un problema, a dire il vero, dover al di là di terminare la costruzione, ma anche di lavorare e tutto, perché è veramente distante. E una strada romperebbe un po' i cojones, però eventualmente poi ci possiamo pensare. Oh, il cibo si è ripreso, ragazzi, era arrivato a picchi di 600, di 500-600 nel periodo brutto. Oh, fermi tutti. Ok, pausa un secondo. Cosa mi proponi? Vecchio. Ok, ok. Non ti posso dare metà delle cose che ho. Allora, mi serve decisamente un lavoratore. Già solo con questi. Cazzo, uno alla volta te li devo dare questi. Questi sono a 20. Cavolo, ci posso arrivare. Ci posso arrivare, fermi. Allora, di questi ne ho 60 adesso, però ne ho 88 ancora lì, per cui un'altra quarantina va bene e forse già siamo a posto. Iron Steel ne ho 35, 25, cazzarola, li posso aumentare, dai. Ne facciamo il doppio. Arriviamo a 400 solo con questo. Di iron quanti ne ho? Perché non mi dice singolarmente il prodotto. E questa è un po' una seccatura, onestamente. Perché non credo di averne più adesso, forse, di metallo. Sì, no, qualcuno ne ho ancora. Lì c'è lo steel anche. Questi sono solo steel. Qua c'è anche iron, ce n'è uno solo. Gli sto finendo. Ho soltanto steel praticamente, e ne ho abbastanza. Allora, ne ho 40 da portare qua. Guarda, facciamo così. Ok, giusto perché voglio essere sereno. Ti do un lavoratore in più e togliamo un attimo un costruttore, perché ho intenzione di fare cose rapide. Che cosa vuol dire? Ah già, giusto, devo aumentare il limite, hai ragione. Ma ok, boh, adesso ha capito che deve lavorare. Purtroppo non tutti i mercanti accettano le robe da mangiare. Ne avevo trovato solo uno prima, che però mi aveva offerto dei semi di pesche che già avevo, e per cui l'ho dovuto cortesemente accompagnare a calci in culo fuori dalla mia proprietà. Via dal mio giardino, cazzo, via! Allora, quanti ne abbiamo? Ne abbiamo 102 su 120, ci siamo fra poco. Ne abbiamo 20 su 60. Dai, che quello che ci risolverà la situazione è sicuramente gli arnesi d'acciaio e i vestiti. Che se mi girano i coglioni, vedo che la produzione sta andando avanti, me ne metto ancora. E quasi quasi lo faccio. 20 in più, dai. Ma giusto perché adesso voglio finire di vendere sta cosa, voglio comprare assolutamente questi semi, Allora, intanto vediamo come ci arriviamo. Ci arriviamo, ragazzi, sì. Allora,
Allora, 3240. Devo arrivare alla cifra giusta, ma mi risparmio magari un po' di questi. Ok, no, ho sbagliato. 3170, devo arrivare a, a 3125. Ragazzi, allora aspettate un secondo, perché sennò mi scappa, eh. No, facciamo allora tutto questo. Preferisco arrivare al massimo di questi. Ok. Vediamo un po', eh. Porco cane. No, non te li regalo, ti do 28 di questo. Potremmo fare così, aspetta. 27 e diminuiamo qua. Era 20, facciamo, vediamo un attimo. No, ho diminuito troppo, ragazzi, scusatemi. Troppo ancora. Ma devo aumentarlo, che cazzo sto facendo? Dai. 20. Oh, la finiamo per favore, dai. 110, ma perché non va? 22. Ah, perché non li ho. Allora, devo fare per forza 28 e 29. Devo fare per forza così, ragazzi, non c'è verso. Ok, va bene. No, dismiss, cazzo, stavo per fare una cazzata enorme. Mamma mia, ragazzi, che trade. Perfetto. Ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Questi vanno diminuiti pesantemente adesso. Gli arnesi qui pure. Anzi, ce li togliamo un attimo. Finché non risaliamo, ok. Qua ce ne possiamo togliere adesso uno. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta. E sono molto curioso perché ora. Perché ora voglio assegnare un lavoratore anche qui. No, perché è vero, caspita. Non. Deve essere un frutteto, aspetta. E qui sono tutti campi, ho fatto un po' una cagata, vero? Allora, no, si può risolvere. Si può risolvere. Voglio provare a fare un frutteto anche qua. Ok, un 15 per 15. Ok. Vediamo se riusciamo a farci arrivare anche una strada. Ok. Ok, stanno nascendo, siamo arrivati già a 7, buono. Buonissimo. Tu hai finito il leather praticamente. Tu hai finito il leather, per cui adesso intanto ti mando a fare altro. Per esempio potremmo potenziare un'altra casa. Visto che le risorse ce le abbiamo. Ok.
Dai ragazzi, vediamo di finire qua per favore. Dai, mancano due stronzate, avanti. No. Ok, abbiamo un altro lavoratore, evviva. Non siamo carenti quasi niente, a parte, ecco, vabbè, è morto un pescatore. Vabbè, sono cose che succedono. La povera vacca non si duplica, ma vabbè, d'accordo, vorrà dire che dovremmo... Oh, allora. Noci, ragazzi, noci. Ottimo, allora. Ok, facciamo così. Vorrei vedere anche la strada dove cazzo arriva, per favore. Oddio no. Ragazzi, fermi, c'è un'infestazione. Porca troia, no. La mia mucca. Qua adesso è un problema, ragazzi, perché non ho un altro recinto. E di salvare la vacca, onestamente, mi interessa fino a un certo punto. Perché visto che una mucca non fa nulla, non dà latte, a parte quando morirà la carne, vi dirò che mi interessa anche poco riuscire a salvarla. Mi muore e amen, tanta pazienza. Non so cosa farci. Allora, rivelocizziamo un'altra volta. Vorrei poterla salvare, ma ecco, è morta. È morta, ma pazienza, tanti saluti, ragazzi. Non so cosa poterci fare. Allora, comunque, come stiamo vedendo, la situazione sta andando abbastanza bene, direi. Ora, sarebbe mia premura, nonostante la felicità sia molto alta, io voglio riuscire a incrementare la produzione di arnesi, che sta già avvenendo, a dire il vero. Per cui cominciamo già a portarne magari, ecco, una quarantina qui. Adesso cominceremo a commerciare con gli arnesi in acciaio. Ecco, così facciamo. Cominceremo a lavorare sugli arnesi in acciaio in modo da poterci permettere un po' qualunque tipologia di seme, aumentare di conseguenza il cibo e aumentare i lavoratori. Oh, nuovo lavoratore, perfetto. Non so onestamente se dare due lavoratori a questo campo, ma penso che aspetterò. Quello che potrebbe essere interessante è un altro costruttore, visto che qua la strada non è stata ancora fatta. Facciamo fino a qua. Perché dopo i campi si possono fare anche in tutta questa zona, comunque sia. Come siamo messi qua? Cazzo, ma lo facciamo sta upgrade o no? Vabbè. Ale, è morto un minatore, lo andiamo a sostituire. Vedete che alcune volte però questo simbolino compare, altre volte no, ma probabilmente è per le morti violente. Un altro bambino è nato, evviva. Comunque va bene, ragazzi, no. Allora, io come sempre, ragazzi, spero che il gameplay vi piaccia, che la città sta crescendo, come vedete, purtroppo lentamente, ma continua a farlo, continua a crescere. Arrivassero di nuovo degli altri nomadi, almeno non mi è parso di vederne altri, ok? Però vorrei potermene procurare qualcuno di questi nomadi, li adotterei volentieri. Facciamo così. E noi comunque, ragazzi, ci vediamo nel prossimo episodio sicuramente. Cos'è successo qua?
Ah, si è trasferito quello stronzo. No, 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 non ci siamo. Non capisco perché tu ti sia trasferito. Anzi, facciamo così. Come possiamo metterlo in pausa, sto stronzo qui? Ecco, così. Molto semplicemente ti metto un secondo in pausa e mi ritorni a lavorare qua dove è il tuo posto. Ti preferisco più vicino al momento. Comunque sia, ragazzi, io spero comunque che il gameplay vi piaccia. Come sempre io vi ricordo che c'è anche la mia pagina di Facebook che trovate in descrizione. Aspetto i vostri suggerimenti, i vostri consigli, le vostre eventuali critiche e quant'altro. Noi come sempre, ragazzi, ci vediamo al prossimo gameplay. Alla prossima! Ciao ragazzi!